anonime, che fanno capire una cosa, c'è una normalizzazione di questo sistema di corruttele. Sì, ho provato a raccontare la corruzione in Italia attraverso i dialoghi tratti dalle intercettazioni telefoniche, tutti anonimizzati perché non volevo farmi un'inchiesta, ma volevo raccontare un po' il fenomeno. Ed emerge questo processo di normalizzazione. Tutti ritengono che rubare, che farsi corrompere, corrompere possa essere normale. Affaristi, corrotti e corruttori ascoltati al telefono non si rendono conto della gravità, delle conseguenze sociali della corruzione, non si rendono conto del disvalore. Ci troviamo di fronte a situazioni in cui all'interno della famiglia il padre spiega al figlio perché è giusto farsi corrompere, il figlio spiega al padre in che maniera bisogna realizzare un'operazione di corruzione, la madre consola il figlio perché non riesce a essere spregiudicato come il padre. Consigliere, ma come ci si può tutelare? Come ci si può difendere da questo sistema? Ma io credo che bisogna creare anzitutto un clima forte di intolleranza alla corruzione e per poterlo fare abbiamo bisogno di una svolta culturale importante, una svolta culturale in cui ci si renda conto dei danni sociali a cui la corruzione porta. Ecco, ci sono delle statistiche interessantissime che dicono che i paesi in cui c'è più corruzione sono i paesi in cui c'è più fuga dei cervelli, cioè più ragazzi che non trovano lavoro e sono costretti ad andare via. Ecco, allora un rimedio potrebbe essere la trasparenza assoluta dell'amministrazione della politica, cioè una realizzazione di un sistema, e già in Italia si sta facendo questo, in cui tutto appare trasparente, in cui tutti noi cittadini, voi giornalisti, giornalisti d'inchiesta, possiamo tutti insieme controllare in che modo i nostri governanti, i nostri amministratori utilizzano i soldi delle nostre tasse. Ecco, questo potrebbe sviluppare davvero questo controllo sociale diffuso dell'amministrazione della politica, che poi porta a una svolta culturale. Consigliere, nel suo libro emerge anche la figura del mediatore, no? Che collega chi? Il corrotto e il corruttore? È una nuova figura che emerge con chiarezza in tutte le inchieste, cioè questo facilitatore, questa persona che facilita i rapporti tra impresa, questa parte dell'impresa corrotta, e la parte dell'amministrazione corrotta, perché bisogna dirla, l'amministrazione per la gran parte ovviamente funziona bene, altrettanto l'impresa, però ci sono queste nuove figure, questi mediatori, ecco, questi soggetti che collegano questi due mondi, ma li collegano senza immediatamente realizzare un atto di corruzione. Non abbiamo subito un pagamento perché un funzionario fa qualcosa, dà una concessione errata, dà una licenza che non si poteva dare, così come eravamo abituati in passato. Al contrario, noi oggi ci troviamo di fronte a queste persone che apparentemente non fanno nulla, ma che sono stipendiate dagli imprenditori solo per entrare in rapporto con l'amministrazione. Consigliere, 30 secondi, veramente lapidario. Quali sono i settori più ambiti? Abbiamo visto molto spesso lo sport. Indubbiamente gli appalti sono quelli più ambiti, ma lo sport diventa uno dei settori in cui c'è più corruzione. Ecco, si è visto dei dialoghi come abbiamo corruzione nelle serie maggiori, dove c'è anche una forte violenza, dove il mondo delle scommesse interviene in maniera incisiva, ma anche, devo dire, i settori giovanili, dove abbiamo queste figure, anche dei padri, che pagano fino a 50.000 euro per fare giocare i figli nell'ambito delle squadre giovanili. Grazie allora, Michele.